Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quando furono compiuti gli 8 giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore, e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di 2 giovani colombi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, per essere luce, per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione. A te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati». Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni, dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea a Nazareth, loro città, e il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. O Maria, tu oggi sei salita umilmente al Tempio, portando il tuo divin figlio, e lo hai offerto al Padre per la salvezza di tutti gli uomini. Oggi lo Spirito Santo ha rivelato al mondo che Cristo è la gloria di Israele e la luce delle genti. Ti preghiamo, o Vergine Santa, presenta anche noi, che pure siamo tuoi figli, al Signore. E ottienici da Lui le grazie che tanto desideriamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria Immacolata, concepita senza peccato, per la presentazione di Gesù bambino al Tempio,
liberaci da ogni male. O Vergine Santissima, per la presentazione di Gesù Bambino al Tempio, ti preghiamo di venire in nostro soccorso. Tu, che sei l'Immacolata, che schiaccia la testa al serpente infernale, in virtù del nostro battesimo, per il sangue preziosissimo di Gesù e per il potere della sua santa croce, ti preghiamo di liberarci da tutto il male che attraverso i malefici, le fatture, gli incantesimi, i riti voodoo, i riti macumba e qualsiasi altra forza, incantesimo o rito occulto ci sia stato fatto in tempo passato o presente da qualsiasi persona viva o defunta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria Immacolata, concepita senza peccato, per la presentazione di Gesù Bambino al Tempio, liberaci da ogni male. O Regina dei Potenti, Madre Purissima ed Immacolata, tu che in questo santo giorno ti sei presentata al Tempio con Gesù, il nostro Signore e Salvatore, imponi ora le tue mani miracolose su di noi. Guarisci tutti i nostri tristi e dolorosi ricordi, affinché tutte le nostre ferite, presenti e passate, vengano sanate dal tuo amore di Madre Tenerissima. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria Immacolata, concepita senza peccato, per la presentazione di Gesù Bambino al Tempio, liberaci da ogni male. Per la profezia di Simeone, per le parole della profetessa Anna, per le tue lacrime, per tutti i tuoi dolori, per i 33 anni di vita terrena di Gesù, per i suoi miracoli, per la sua obbedienza alla volontà del Padre, per la sua passione, morte e risurrezione, per il potere della sua santa croce, per il suo sangue preziosissimo, per il sangue e l'acqua fuoriusciti dal suo costato come sorgente di amore e misericordia per noi, quando egli è stato trafitto dalla lancia del soldato Longino. Guariscici, liberaci e allontana da noi tutto il male, le false convinzioni e tutti coloro che vogliono recarci danno per distruggerci. Con la tua materna protezione, difendici ed aiutaci in questa lotta con il potere delle tenebre, affinché il demonio venga sconfitto nella nostra vita e non abbia mai più alcun potere su di noi. Guarisci e libera definitivamente le nostre famiglie e il nostro albero genealogico, donandoci pace, salute,
guarigione e liberazione a noi e a tutti i nostri cari. Fa che, seguendo te, o Madre Purissima e Gesù, liberi da ogni male e di interferenza diabolica, rinnovati nello spirito, possiamo camminare nella luce di Cristo, ottenendo così i meriti per conseguire la gloria eterna del cielo, dove tu siedi regina, nella gloria degli angeli e dei santi. Amen. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.